Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, mamma mia, saranno pure le 8:30, ma le notizie di Fortnite non hanno veramente orario. I dataminer, ragazzi, come ogni giorno, sono sempre lì che serpeggiano in mezzo ai codici sorgenti del nostro gioco per scoprire sempre grandi novità con un bel po' di giorni di anteprima, in modo che anche voi le sappiate così come le sappiamo noi. E ragazzi, oggi parliamo ovviamente di uno degli argomenti più hot di questi giorni, ovvero sia quello che succederà con questi squarci temporali. Abbiamo visto, ragazzi, oramai come di giorno in giorno si stia modificando la crepa nel cielo, praticamente questa enorme cupola che sembra ricopra la nostra mappa di Fortnite è incrinata oramai da sabato scorso e sempre di più si sta muovendo e incrinando fino a, chi lo sa, scoppiare, spaccarsi, non lo si sa. Abbiamo visto, ragazzi, in questi giorni altri effetti collaterali del lancio del missile da parte dello spaccatutto. Ovviamente molti di voi si saranno accorti dei vari portali che sono apparsi al rifugio ritirato, al motel, a Tomato Town. Dicono che ce ne sono altri a lande letali, insomma ragazzi, portali extradimensionali, spazio-temporali che stanno modificando di giorno in giorno la nostra mappa. Ho anche qualche piccolo video, non in questo però ho degli spezzoni nel momento preciso in cui per esempio il pomodoro di Tomato Town viene risucchiato e non lo vediamo più. Questi portali spazio-temporali, ragazzi, in realtà non sono stati messi lì a caso, sono dei portali che si sono creati appunto con lo squarcio che c'è nel cielo e che, ragazzi, modificheranno al 100% tutta la mappa. Ne abbiamo già parlato in un paio di video precedenti, ma oggi, ragazzi, abbiamo la conferma. Ieri abbiamo visto tutte le nuove location della mappa, il Far West, abbiamo visto il nuovo Pizza Hut, chiamalo come vuoi, abbiamo visto come verranno modificate molti degli aspetti della mappa, ma oggi, ragazzi, abbiamo la prova ufficiale, non lo so se sia ufficiale, sono file che sono stati trovati, abbiamo la prova che l'era degli egizi sarà presente in Fortnite. Sì, ragazzi, ne avevamo parlato, potevano esserci delle ere, o meglio, la nuova season sarà ambientata nelle varie epoche storiche, si parla addirittura di romani, si parla di antica Grecia, si parla di Far West e anche di Egitto, ragazzi. In realtà avevamo detto, poi adesso andiamo a vedere le immagini, lo avevamo già visto che nel trailer del parco giochi avevano già inserito molte location che andranno a essere riproposte in maniera ovviamente più concreta in questa mappa. Non vi voglio far perdere altro tempo, ragazzi, state pronti, guardate che cosa è stato trovato. 3, 2, 1... Samafanna, guardalo qua ragazzi, questo è un file relativo a una possibile nuova emote presente in Fortnite. Si chiamerà egiziano, in poche parole ragazzi, e come vedete deve essere tipo il valletto quello... una roba del genere, nel senso uno dei nuovi balli che potranno essere inseriti, il che ci suggerisce, ragazzi, che i balli nuovi saranno ovviamente inerenti e concordanti con le varie epoche storiche. Ma se molti di voi si sono già abbottonati i capelli
dopo aver visto questa immagine, ragazzi, state pronti perché ne è uscita un'altra. Sbronk! È uscita questa parte di immagine, ragazzi, ed è molto molto interessante, raga. Qua vediamo una delle skin di Fortnite femminili in tenuta egiziana. E se notate bene, ragazzi, sullo sfondo, che è ovviamente uno sfondo fatto di sabbia, c'è anche un pullman insabbiato. Quindi, ragazzi, qualcosa di strano c'è. Qualcosa relativo all'Egitto è praticamente quasi confermato, ragazzi. Non abbiamo ovviamente la certezza al 100%. Non sia mai che io mi possa sbagliare, però questi file sono stati trovati all'interno del gioco. E non è finita, ragazzi, perché se è vero che abbiamo parlato fino adesso dell'antico Egitto, torniamo nel presente, ragazzi, e vi faccio vedere altre immagini che sono state recuperate dai dataminer. Sbadan! Questo, ragazzi, è un nuovo tavolo che è stato recuperato. Lo possiamo ingrandire un pochettino per vederlo meglio nel dettaglio. Se guardiamo, ragazzi, potrebbe essere uno di quei tavoli che siamo abituati a vedere alle prigioni. In realtà, se ci fate bene caso, su questo tavolo ci sono un sacco di elementi che potrebbero appartenere a dei bambini. Ci sono delle macchie in giro, sembrano dei fogli di carta, una palla di gomma, insomma delle cose che non è un caso siano lì, ragazzi, anche perché guardate un po', questa è un'altra immagine che è stata recuperata e che potrebbe essere relativa. Allora, visto che sembrano due contatori, però se la ingrandiamo, boh, c'è una mano lì, raga, c'è una mano che non è molto umana, quella mano lì, vista così. Però adesso non trattiamo le mani, ragazzi, le andiamo a vedere con calma. Sembrano due contatori, dovrebbero essere, ragazzi, degli elementi, questi che avete appena visto insieme a questa televisione. Chi non si ricorda, nella propria scuola, nell'aula audio-video, il vecchio televisore a tubo catodico, dove vi scannavano lì a vedere documentari sugli animali e film ambigui, e voi... Io mi addormentavo, per quello che mi riguarda. Questa televisione, quel tavolo e quei contatori potrebbero, ragazzi, anzi quasi certamente, far parte di una delle nuove location che andiamo a vedere adesso, ragazzi. Queste sono altre parti di codice recuperate nei file sorgenti di Fortnite. E come vedete, ragazzi, se andiamo a dare un'occhiata, si chiamano Fortnite Game Content Environments Elementary School. Quindi, ragazzi, sappiamo che su Fortnite verrà inserita una scuola elementare, e non capiamo bene, ma nella scuola elementare ci sarà la cafeteria bench, che dovrebbe essere appunto la mensa, detta in italiano, la flagpole, che potrebbe essere la bandiera. Sapete che loro, quegli esteri, c'ha le bandiere davanti alle scuole, ce l'abbiamo anche noi. Per noi non le calcoliamo neanche, loro invece sono molto diligenti con le bandiere. Abbiamo lo school media cart, abbiamo la water fountain, che è la fontana principale, poi c'è school floor e school wall. Indicativamente sono muri della scuola, pavimenti della scuola. Beh, ragazzi, queste sono un sacco di leaks, un sacco di novità, dove devo sempre ringraziare il mio amico, quello che succede su Twitch e YouTube, per avermele fornite. Ovviamente, ragazzi, anche altri ragazzi me le hanno fornite, ma se non ricordo il nome con precisione. Sappiamo, ragazzi, che qualcosa di strano sta per arrivare, ragazzi. Sappiamo che potrebbero davvero esserci gli egizi nella prossima season, ragazzi, tra cui anche altre epoche storiche che ancora non conosciamo. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su se vi è piaciuto, iscrivetevi in tantissimi al canale, e noi ci vediamo in live. Ciao!